allora hai cominciato a fare un lavoro di ricerca che comunque ho fatto pure io. Basta mettere delle parole chiave. Andate sull'account X o Twitter di Roberto Salis, mettete delle cose, migranti per esempio, migranti, mettete e viene fuori della roba, ma della fine del 2022, terrificante, cioè nel senso che comunque era uno che li voleva ributtare in mezzo al mare praticamente, o no, o non, o ho capito male. Ma non ho trovato anche uno proprio poco fa, che dice, cui, che diceva? In cui rispondeva alla Malpezzi... insomma sul tema insulti sessisti e lui rispondeva dicendo però quando gli insulti li fanno a Giorgia Meloni voi non dite niente, e poi recentemente appunto l'ha definita nano mammolo, quindi fantastico, è meraviglioso. Cioè, allora dice vabbè, sono contraddizioni della vita, Alleanza Verdi Sinistra mi ha salvato la figlia e quindi sono riconoscente. Andrebbe tutto benissimo se non fosse che poi si arrabbia con chi gli fa notare queste contraddizioni, tipo te per esempio. Guarda, va benissimo tutto, nel senso che da padre, io non sono padre, però capisco che un padre fa di tutto per tirare fuori un figlio dai guai, venne anche l'anima al diavolo, può anche, diciamo, cioè, però insomma, poi alla fine non puoi diventare addirittura uno che accusa gli altri, questo è assurdo, che fa la coglionella agli altri su delle cose su cui lui argomentava in una maniera assolutamente, che potrebbe essere assolutamente definita fascioleghista, nel senso quelli che lui adesso sostiene e che sostengono lui danno queste definizioni a tesi come quelle espresse da lui tipo fino a un anno fa, capisci? Quindi adesso lui addirittura è passato talmente tanto dall'altra parte che definisce che gli altri fascisti, ironizza su queste prese di posizione nei confronti appunto della pugile algerina, quando in realtà usava tranquillamente degli epiteti, diciamo in stile Papa Francesco, nei confronti di altre persone, prendeva in giro Zan, cioè dava tutte queste risposte così, capito, che proprio denotano l'essere proprio uno fortemente di destra, ma non moderata. No, proprio d'estrema destra, addirittura forse delle posizioni del genere adesso. Difendeva appunto le persone di Casa Pound quando venivano attaccate dai collettivi studenteschi, adesso fa i comizi all'Ampi. No, ma voglio dire, ci sta tutto, ma poi perché si deve arrabbiare con te, per esempio? Ecco, questo. Ma con me si è arrabbiato perché appunto io gli ho fatto notare questa cosa, perché lui ha fatto ieri un tweet in cui diceva appunto, ironizzava su questa cosa dei cromosomi, insomma tutta questa storia che conosciamo, dicendo se anche queste attrici famose hanno questo tipo, si scopre che hanno questo tipo di identità, insomma di cromosomi, insomma adesso senza entrare troppo nella questione, capirai, a Dragoni e a Malan gli prende un coccolone. Ironizzava su questo e io gli ho risposto, dice vabbè, mo non esagerare, perché fino all'altro giorno c'aveva il poster di Villon in cameretta, che sarà poi la verità fondamentalmente, e quindi... Oddio, che è successo? No, niente. Niente. E quindi praticamente il rospo, ha inghiottito il rospo. No, mi ero chinato un attimo. E quindi praticamente questo non è accettabile, questo secondo me. Poi la questione della figlia, che lui abbia deciso di sposare questa alleanza con Fratoianni per salvare la figlia, ci sta, e io anche gli ho contestato il fatto che comunque lui diceva che piuttosto che votare Fratoianni sarebbe espatriato. E lui a questa, quando gli ho risposto con lo screenshot di quel tweet, mi ha scritto che lui non ha votato per Fratoianni ma per la figlia, come se fossero due entità distinte, la figlia e Fratoianni, no? E qualcuno che argomentava là sotto dei suoi nuovi amici diceva, lui non è che la figlia si è presentata con Fratoianni, perché questo argomentava dicendo
perché Fratoianni non si è presentata alle europee, quindi lei non stava con Fratoianni, non stava con, ma stava per. No, vabbè, una cosa veramente, cioè, grottesca, talmente evidente, insomma. Scusami un attimo, ma tu l'hai sentito, hai sentito il post video di Ilaria Salis? E quello in montagna? In montagna, guarda, quello, sì. L'ho sentito, ho pensato a te, guardalo immediatamente, perché dice, vabbè, ma questo è proprio servire un assist di quelli incredibili. Scusa, fallo ripartire un attimo, che lo facciamo sentire, ritorna indietro Costa, facciamolo sentire un attimo a chi non l'ha sentito, perché dopo tutta la storia, eccetera, eccetera, lei dice che stare a Bruxelles e Strasburgo è uno stress tremendo, cioè è una... centrifuga, una cosa, un frullatrice, non mi ricordo bene, cioè, ma uno si può lamentare di una roba che è un lavoro che ha cominciato tipo 15 giorni fa, cioè è una cosa veramente una Poi non mi pare neanche nel momento di grossa attività, di sì, appunto, hanno votato la von der Leyen, è finito là. Allora sentiamolo un attimo, dai, vai. Ciao a tutte e a tutti, finalmente sono libera, sono in montagna, nei boschi, sui sentieri, e mi sto rigenerando e sto rientrando in contatto con me stessa, cosa di cui avevo tantissimo bisogno, e so benissimo quanto vi siete impegnati tutti nella campagna per la mia liberazione e apprezzo tantissimo. Sto ricevendo tantissime richieste e inviti e purtroppo non riesco sempre a rispondere e a essere presente come vorrei. E devo dirvi comunque che il carcere prima e poi tutta l'attenzione mediatica e le centrifughe di Bruxelles e di Strasburgo mi stanno prendendo tantissime energie. E adesso ho bisogno di un attimo di raccoglimento prima di tornare a combattere con più determinazione di prima. Però vi dico intanto che già da settembre sicuramente avremo occasione di incontrarci e di dare anche la giusta importanza e il giusto spazio a questi incontri. Vi saluto con tantissimo affetto e mando la mia solidarietà e un pensiero particolare a Maya, che in questo momento si trova ancora nel fondo del pozzo. Cioè, ma la centrifuga di Bruxelles e Strasburgo, allora, io non so se tu ci sei mai stato al Parlamento, è un posto fantastico, sembra un resort, ci sta l'espa, non una, ti vai a fare la piega, i parrucchieri, le cose, cioè, una cosa, dire che è una centrifuga vuol dire proprio... Non lo so, se l'avesse detto molto... Gasparri, dice, ah no, perché sapete, il lavoro del politico è così duro, sai i pomodori che gli avrebbero tirato, o no? Ma a parte una centrifuga molto ben retribuita, prima cosa. Seconda cosa, diciamo che anche Bruxelles è stata la sua occasione di libertà, quindi ha un valore doppio per lei, dovrebbe avere, perché grazie a quello... è riuscita senza aver neanche, non è che dice una che ha fatto la campagna elettorale, ha girato per territori, cioè non ha fatto niente, è stata semplicemente eletta e appunto dovrebbe avere un valore doppio, perché se non ci fosse stata Bruxelles adesso sarebbe ancora in Ungheria probabilmente, quindi anche se tu sei stremata per quel poco che hai fatto, secondo me la cosa più brutta e poco dignitosa che puoi fare è fare un video in cui sembra veramente che hai fatto chissà che cosa in questi giorni a Bruxelles. Tutto questo dovrebbe far riflettere un po' su quell'operazione che è stata fatta candidando Ilaria Salis, che per carità hanno scioccato tutti, le immagini di lei incatenata, e sicuramente nessuno può dire ovviamente una cosa diversa da quella che sto dicendo io, comunque era una cosa indecorosa, ma comunque ricordiamo anche a tal proposito che insomma il padre di Ilaria Salis incensava spesso Orban nei suoi tweet, e questa è un'altra cosa che fa molto sorridere. Ma se l'è scordato, non è colpa sua, dai, se l'è scordato. Comunque questa cosa qua sono tanto stanca e mi faccio un mese in montagna è veramente abbastanza clamorosa, guarda, ti devo dire la verità, c'è gente appunto che pagherebbe, anzi che ha pagato per andare in un qualsiasi seggio europeo, italiano, eccetera, eccetera, e già si lamenta, quindi veramente una cosa imbarazzante.